Una meta del grano davvero molto particolare è quella che si è svolta a San Rufo sabato scorso presso il campo sperimentale del centro di ricerca dell'agricoltura del CRA Orti di Ponte Cagnano, adiacente al Ponte Marza in località Fontana del Vaglio. La mietitura ha infatti rappresentato un momento importante del progetto finalizzato a recuperare le varietà locali di grano, verificando quali siano le varietà più adatte a creare una filiera anche nel Vallo di Diano. Oltre al CRA Orti di Ponte Cagnano, il progetto vede in campo il comune di San Rufo e la Proloco sanrufese. A novembre abbiamo seminato, grazie al CRA Orti di Ponte Cagnano, questo campo sperimentale. Si tratta di 23 piccoli campi dove praticamente è stato fatto uno studio per vedere se appunto quelle varietà cresce meglio sul nostro territorio. Praticamente è l'inizio di una filiera di sviluppo per cercare di creare un indotto economico anche sul territorio. Praticamente verranno valutate i grani che sono cresciuti meglio e poi cercheremo di promuoverlo tra i contadini per poi farne farina e creare dei prodotti di qualità, quindi dei pani fatti che sia dal punto di vista della qualità e anche dal punto di vista economico possono poi dare una mano e sorreggere i contadini del posto. Io credo che giornate come quella odierna siano fondamentali non solo per lo sviluppo di San Rufo, ma in generale di tutto il territorio del Vallo di Diano e ancora di più per le aree interne, soprattutto della provincia di Salerno, in quanto abbiamo iniziato un progetto di recupero e di valorizzazione di vecchie varietà locali, in questo caso di grano, ma non solo. E quello che facciamo noi, da un punto di vista scientifico, è appunto cercare di caratterizzare queste vecchie varietà locali da un punto di vista soprattutto morfologico e genetico, ma questo primo step che noi facciamo appunto lo mettiamo in campo per cercare di vedere quali di queste varietà locali caratterizzate e valorizzate siano più idonee ad un territorio, in questo caso appunto il comune di San Rufo, ma in generale, come dicevo prima, un po' tutte le aree interne del Cilento. Cerchiamo appunto di vedere quali di questi si adattino di più al territorio e quindi siano più idonei a creare una filiera che serve anche da volano ad una microeconomia locale di San Rufo, ad una panificazione, perché no, anche del Vallo di Diano.